So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, no. I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, no. Ciao a tutti ragazze e ragazze, bentornate sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video, attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite, e che vi aspetto anche su Instagram, MikiMakeup79, lì sono sempre attiva, quindi avremo modo di interagire e conoscerci meglio rispetto al solo canale. Sotto nell'info box trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social, e trovate anche i link delle mie amiche, perché questo è un video in collaborazione con le mie dolcissime amiche Fortuna, del canale Fortuna Fashion in Makeup, e Mary del canale Makeup per Passione Channel. Come al solito, sotto nell'info box trovate il loro link, andate anche da loro, passate a vedere il loro video e iscrivetevi anche da loro se ancora non l'avete fatto, perché sono due ragazze meravigliose, io le conosco da tanto ormai e sono veramente di una dolcezza infinita, di una professionalità pazzesca, quindi sono davvero molto preparate nei loro video, quindi ve le consiglio, vi consiglio di passare anche da loro. Ah, questo è il video sui nostri rossetti MAC, scusate la voce ma stamattina mi sono svegliata con un po' di febbre, mal di gola, quindi non è il massimo, però vabbè, lo facciamo lo stesso, che ce frega. Allora, questo è il nostro video sui rossetti della MAC. I rossetti della MAC sono bellissimi, per me sono in assoluto i migliori rossetti che ci sono. Hanno un prezzo abbastanza elevato per un rossetto. Io non ne ho tantissimi, sia per quello, perché costano parecchio, ma soprattutto perché ho cominciato a comprarli quando ho fatto la tessera, perché è un conto comprarli col 40%, un conto è comprarli a prezzo piano, che costano anche parecchio. Comunque, non sono tantissimi, però sono davvero molto belli e ho alcune colorazioni molto particolari che sinceramente non ho mai indossato. Però mi piace averli, magari per qualche trucco un po' più stravagante, perché no? E oppure quando decido tipo oggi di non truccarmi troppo gli occhi, è bello mettere in risalto le labbra, anche se le mie sono molto fine, però sti cavoli, a noi ci piace. E quindi è bello avere tutti una svariata colorazione di rossetti, per modo di cambiare e poter magari abbinare il rossetto al nostro amore, all'outfit e così via. Ah, i rossetti MAC hanno differenti finish tra di loro, che vengono anche distinti dal nome dei rossetti, e quindi troviamo alcuni rossetti della MAC che si chiamano appunto Glaze. Glaze è un finish che viene definito sheer, ovvero molto lucido e poco coprente, e può essere una buona alternativa per chi non se la sente di indossare rossetti troppo accesi, colori troppo accesi, e è un'alternativa ai gloss, perché i gloss comunque appiccicano, vanno via subito, quindi comunque non sono appiccicosi, come dicevo, ma hanno una cremosità molto più elevata rispetto agli altri, e ovviamente però la pigmentazione è meno intensa. Poi troviamo i Cream Sheen, che si caratterizzano anche loro per la loro bassa coprenza, ma sono di conseguenza molto cremosi e molto idratanti, e tendono a dare alle labbra un effetto molto luminoso. Poi ci sono i rossetti Lustre, che anche questi hanno un effetto sheer sulle labbra, hanno l'effetto quindi lucido e poco coprente, ma molto molto luminoso, quindi sono molto luminosi. Magari sono più adatti a chi come me ha le labbra un po' più fine, anche se io preferisco i matte. E sono diversi dai Glaze perché a volte possono avere una pigmentazione molto più forte, e hanno una buona pigmentazione, e questo dipende dalla quantità del prodotto che mettiamo sulle labbra, quindi si può anche giocare nella stratificazione con il lustre appunto, e hanno una coprenza maggiore. Poi ci sono i Frost, che si caratterizzano soprattutto per il finish glitterato, perlescente metallico, che va tantissimo quest'anno, e hanno una media coprenza, però hanno la particolarità che hanno un finish molto più secco ma molto più resistente rispetto agli altri che vi ho citato. Poi ci sono gli Ampi Flat Creme, che sono una categoria totalmente diversa da quelli di cui vi ho parlato. E sono dei rossetti molto pigmentati, cremosi ma idratanti, dal finish luminoso e lucido. Sono dei cream sheen con
più pigmenti al suo interno e quindi hanno una durata veramente molto vasta. E infatti incominciamo a trovare colorazioni anche molto più particolari in questo finish qua del Amplified Cream. È uno dei finish che viene più consigliato, essendo molto cremosi, però si consiglia sempre di applicare una matita sotto come base, per evitare anche che il colore si vada a spostare, insomma, quindi. Poi ci sono i satin, che sono caratterizzati da alta copresa e alta pigmentazione, ovviamente. E risulta, però ha un risultato luminoso e lucido. E a differenza dei matte, sono dei colori meno impegnativi e sono meno secchi dei matte, ovviamente. Ma il risultato finale si avvicina molto ai rossetti matte, quelli della satin, quelli della linea satin. Ma ovviamente non tutti hanno la stessa durata, alcuni durano molte ore, altri poco. Appunto, poi arriviamo ai matte, che si caratterizzano appunto per avere una coprenza altissima, un finish opaco sulle labbra e una durata ottima, ovviamente, quindi durano molto di più rispetto a un rossetto lucido. A volte può tendere a seccare il matte e a volte è anche difficile da stendere. Come rossetto, essendo secco, però ovviamente non si sposta dalle labbra assolutamente, ma consigliano sempre di applicare una matita sotto per avere un comfort maggiore e magari io vi consiglio anche di fare uno scrub labbra per togliere le pellicine perché sennò tende a risaltarvi quell'effetto delle pellicine che non è per niente bello, quindi magari prima di truccarvi fate uno scrub, un bel balsamo, iniziate a truccarvi per ultimo ovviamente e togliete l'effetto del balsamo e mettete una matita, fate un bel contorno con le labbra e la mettete anche su tutte le labbra e poi ci andate ad applicare un rossetto matte. Poi abbiamo i retro matte, che è una sottocategoria dei matte ovviamente, sono dei rossetti opachi, ma più opachi dei matte, hanno una pigmentazione altissima anche loro, ottima durata anch'essi, e un po' secchi, ma comunque basta idratare molto bene le labbra e non danno alcun fastidio. È un nuovo finish che non è uscito da tantissimo nella MAC e ha riscosso davvero molto successo. Comunque adesso vi vado a mostrare i miei rossetti MAC, iniziamo dai matte che sono quelli che comunque ho di più perché sono quelli che tendo a comprare di più, che preferisco. Allora, adesso comincio a mostrarvi i miei rossetti, magari mi soffermo un po' di più su quelli che amo maggiormente, che poi sapete, perlomeno chi mi segue da tanto sa che io amo i nude, quindi porto soprattutto quelli. Allora, il primo che mi è capitato è questo, è Have Your Cake, il colore. Bellissimo, davvero molto bello, è un viola particolare e questo l'ho indossato parecchio. Sta bene sia alle more che alle bionde, quindi è davvero un colore che può essere indossato da chiunque. Il finish è matte, quindi magari a tante persone tende a seccare le labbra. Io vi consiglio di mettere sempre un balsamo prima di applicarlo per chi ha questi problemi. Io sinceramente non ne ho, quindi li metto tranquillamente senza nulla. Comunque, questo è il primo e come ho detto è Have You Cake, colore davvero molto bello. Poi il secondo che mi è capitato è sempre matte e è Breathing Fire. No, c'è un tono di rosso all'interno di questo rossetto, ma è più sul rosa. Molto bello anche questo. Si somigliano un po' i due colori, soltanto poi in videocamera un po' non viene bene, è più rosa questo rispetto a questo che è un po' più sul viola. Poi io tendo a comprare colorazioni fredde perché mi piacciono molto di più. Poi Intoxica. Questo lo adoro, anche questo è un matte. È un po' distrutto il rossetto perché Nicolas quando era più piccolo me l'ha un po' ammaccato. Questa è una colorazione davvero molto molto bella. È un rosso ma all'interno ha comunque una punta di rosa, quindi
quindi tende ad andare più verso i rosati che verso i rossi, 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 però è davvero molto bello. In videocamera sembra più rosa, però c'è il rosso all'interno e si vede, quindi è un rossetto molto portatile anche questo. Mi piace molto applicarlo magari quando trucco poco gli occhi d'inverno, un po' di rosso, che poi il rosso sta bene sia d'inverno che d'estate. Questo è bellissimo perché avendo anche il rosa al dentro si può mettere anche durante l'estate. Poi, sempre matte Heroin, questo è famosissimo. Questo lo usavo tantissimo, soprattutto quando ero bionda, vi dico la verità, perché è questo viola molto bello, molto freddo, molto con i capelli biondi sa da Dio questo colore. Forse si vede meglio dal rossetto che sulla pelle, perché sembra sempre più chiaro con le luci del video. Comunque questo è un rossetto che per me è da avere, è troppo bello. Comunque questo sta bene anche a chi mora mora, quindi ai contrasti lo trovo che sia perfetto per chi è bionda bionda e anche mora mora, perché contrasta tantissimo questo tipo di colore, bello bello bello. Matte anche questo, sì, l'avevo detto. Un altro matte, questo è Diva, anche questo uno dei più famosi per quanto riguarda la MAC, è questo rosso bordeaux, molto bello. Questo sta bene veramente a chiunque con il genere di make-up perché è un rossetto pazzesco da avere assolutamente. Poi, D for Danger, sempre matte pure questo. E questo somiglia un po' a Diva. Diva è un po' più sul marrone, però come potete vedere si somigliano davvero tantissimo. Anche questo è matte, però questo è un po' più sul rosso rispetto a Diva, che ha un tono più di marrone rispetto a lui, però sono davvero molto molto simili come colorazioni. Questo, vediamo se c'è qualche altro matte prima. Sì. Questo è Mer, questo è uno dei miei rossetti preferiti per quanto riguarda la MAC, perché è un nude con un tono di marrone. Cioè, guardate quanto è bello questo colore, io lo amo, questo lo uso davvero tantissimo, mi piace da morire, lo indosso perché poi io tendo a preferire i colori nude e quindi questo si avvicina molto di più ai miei gusti, è un colore portabilissimo sia in ogni stagione. In ogni stagione, con ogni genere di make-up, quindi questo è davvero un rossetto che è da avere, ve lo consiglio, troppo bello, confortevole, per me è confortevole, per me tutti i rossetti della MAC sono confortevoli, li amo perdutamente. Allora, questo è un satin matte Winfire, Winifred. Sapete che il mio inglese fa chicchere, quindi prendetelo per quello che è. Mi hanno anche ripreso sotto un mio video per questo. E questo è un colore scurissimo, super invernale, molto dark, perché è un marrone davvero scuro, 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 che ha al suo interno un po' di viola, un po' di viola e un po' di grigio, un colore particolare. Però io tendo ad amare con le colorazioni scure, anche se ho le labbra piccole, fine, quindi non è che mi stanno proprio bene, però. Tendo a comprarle, ma le utilizzo molto meno rispetto a tutti i giorni. Poi adesso devo andare a prendere Nicolas a scuola e quindi la mattina tendo comunque a truccarmi di meno. Allora mi tolgo questi perché sennò non ho più spazio, che l'altra mano c'è il tatuaggio, e poi per toglierli è dura perché rimane sempre un po' l'alone dei rossetti MAC. Passiamo pure per togliere il bagnato e andiamo avanti. Allora abbiamo, questo è un altro matte, è Smoked Purple, quindi anche questo è sul viola, ma è un colore scurissimo, molto molto simile a questo qua che vi ho fatto vedere prima, come potete vedere. Forse questo ha un po' più di marrone al suo interno e questo più viola, infatti Purple lo dice proprio il nome. Scurissimo anche questo,
sempre un colore molto invernale, magari per, non per tutto il giorno, non per tutti i giorni, ovviamente, per un'occasione particolare, perché no? Un altro matte è Besilli. E questo è un bellissimo fucsia, un bellissimo rosa. Molto molto acceso anche questo matte. E questo è bello, io questi poi sono quasi tutti i colori che compravo quando ero bionda, perché col biondo un po' questo rosa sta bene, quindi li prendevo in quel periodo. Questo è un altro colore che amo, è Kinda Sexy. Questo è un nude, anche questo è matte. È portabilissimo veramente per tutto il giorno con ogni tipo di make-up. Troppo bello. Questo è un nude con all'interno un po' di marroncino. Ma lo trovo davvero un colore bellissimo, caldo. E tende poi i colori chiari comunque tendono a dare volume alle labbra, a ingrandire, quindi mentre quelli scuri chiudono, quindi se hai le labbra piccole tendono a sembrare ancora più piccolini, con quelli chiari invece si ha l'effetto contrario, e quindi io che ho le labbra fine è molto più adatto un colore chiaro. Questi sono bellissimi, e Kinda Sexy lo amo veramente alla follia, è uno dei rossetti che amo di più della MAC. Questo è un Frost, un altro matte che amo, infatti ce n'ho due, è Stone. Questo lo utilizzo davvero tantissimo. È un marrone col suo all'interno un po' di grigio, ma questo è davvero un rossetto che sta bene a tutte, a ogni make-up, a ogni tipo di carnagione o colore di capelli. Per me questo è il top in assoluto dei rossetti della MAC, lo amo tantissimo. Infatti, quanto l'ho utilizzato, ne ho uno già nuovo, perché Stone è il top in assoluto dei rossetti, di tutti i rossetti, il più bello in assoluto. Un altro matte è Rossian Red, anche questo famosissimo, è un bellissimo rosso, davvero molto molto bello da indossare. Questo è uno dei rossi più belli per me che la MAC ha fatto, bellissimo veramente. Altro matte, questo Instigator si chiama. E questo è boom, scurissimo anche lui. Questo è proprio un viola scurissimo con un po' di nero al suo interno, è un colore molto particolare, molto dark, bellissimo, anche questo mi piace da morire, però ovviamente tende a far sembrare le labbra più piccole. Un altro stone, come vi avevo detto, ce n'ho un altro, questo. Poi ogni tanto mi sbaglio, quindi quando il primo che mi capita uso, però questo è un po' più, era nuovo. Era nuovo. Ok, quindi adesso vi faccio vedere due retro matte che ho, perché poi ci sono quelle là che sono edizioni che facevano in collaborazione e così via. Quindi intanto vi faccio vedere quelli della linea classica. E quindi ho questi due che sono retro matte, e uno è Ruby Woo, anche questo è famosissimo, è un rosso d'eccellenza proprio. Bellissimo, veramente è un rosso. Il rosso per me è questo, è bellissimo, lo adoro. E questo è Alpha Red Up, che anche questo è molto famoso, è un rosso molto particolare. Al suo interno ha un po' di fucsia, quindi è un rosso freddo, un rosso bellissimo. In videocamera sembrano più rosa, però è più rosso che viola, ma al suo interno ha comunque un po' di rosa. Adesso vi mostro i miei quattro satin, che appunto hanno un'alta copresa, alta pigmentazione, ma risultano luminosi e lucidi sulle labbra. Il primo è famosissimo, che vi vado a mostrare, è New York Apple. Questo è un colore molto molto particolare. Ha non so che di metallico, questo colore è bellissimo. Tra
troppo bello, questo è un colore meraviglioso, io tendo ad indossarlo tantissimo sotto le feste, mi piace proprio il suo effetto. Poi ho Cyber, che questo è scurissimo. Però come potete vedere hanno un finish diverso da quelli che vi ho mostrato dai matte e dai retromatte, perché è comunque lucido. Però la pigmentazione è davvero molto buona. Poi ho Spirit, che questo mi piace tantissimo, lo indosso tanto. E questo è un colore portabilissimo per tutti i giorni. Un bel marrone con l'effetto lucido che dona molto veramente. Questo è adatto anche alle spose, è un bel colore. Poi ho Captive, che è molto bello anche questo qui. Sono davvero molto confortevoli questi satin, bellissimi. Poi ho due creme sheen che appunto hanno una bassa coprenza perché sono davvero molto cremosi e molto idratanti, e ho Boyfriend Stealer, spero di pronunciarlo giusto, molto scuro anche questo. Vedete com'è diverso? Questo è ancora più lucido del satin, e ovviamente anche la durata è ridotta. E poi ho Heavy Petting, e questo è un marrone. Eccolo qua. Poi ho questi due, che uno è un glaze. Il glaze è proprio quelli molto sheer, molto lucido e poco coprente, e la colorazione che ho io è Ring My Bell. Questo io infatti tendo ad indossarlo sopra altri colori, perché da solo è davvero chiarissimo, poco pigmentato, non so neanche se riuscirete a vederlo, sembra quasi proprio un gloss questo, quindi tendo a metterlo sopra altri rossetti, magari se voglio schiarirlo un po', soprattutto uno scuro, mi piace l'effetto perché poi gli dà un effetto lucido un po' metallico. E poi ho questo invece, che è un Amplified, e ho la colorazione Up the Amp. Anche questo il finish è lucidissimo, sono molto confortevoli anche questi qua. Sono dei, come i creme sheen, però più pigmentati, come vi ho già detto. Infatti il colore è bello pieno di questo. E qua cominciamo a trovare anche colori un po' più particolari. Poi adesso invece vi mostro le edizioni, quelle là che ho comprato, che magari ogni tanto escono edizioni particolari e in collaborazione con, e così via. E il primo è questo qui, di questa linea che era uscita un po' di anni fa, e questo è Painted Sunset, è un Amplified Cream, quindi ha sempre questo finish, che sono dei rossetti molto idratanti, molto con effetto lucido, luminoso, però sono molto pigmentati. Questo è il colore, che si chiama Painted Sunset, infatti è un colore molto molto estivo. Questo arancio, davvero molto bello anche questo. Due di questa linea qua, e sono due matte, tutte e due, e uno è, non vi faccio vedere i nomi perché tanto non si vede, è tutto metallico e quindi non si legge. Everything, neanche riesco a leggerli io. Everything Renoir, boh, ma che cazzo, non ne so. Comunque questo è il colore, è bellissimo, questo è uno dei colori che amo di più, troppo bello. E quest'altro, che invece si chiama Place Me,
Anche questo mi piace tantissimo come colore. Bellissimo nude con un tono di rosa al suo interno, troppo bello questo. Poi ho due di questi che sono i Brook Candy, troppo carino il pack di questi rossetti. Il finish è matte, tutti e due matte, sì. E uno si chiama Whirl, il nome del rossetto. Bellissimo anche questo. Eccolo qui, un nude con un tono di marrone. E quest'altro che si chiama Doo Wop, che è un bellissimo fucsia. Però molto bello anche questo. Uno che ha fatto, che era questa linea che aveva fatto con Zac Poisson. Bellissimo il pack molto elegante di questo rossetto, anche questo è un matte, il colore è Dangerously Red. Sai che inglese, rea. Stupendo questo colore. Tiè, questo è troppo bello veramente. E poi ho questi due che invece sono di questa edizione con le ragnatele, troppo carini, li aveva fatti con Charlotte Olympia, quindi hanno la ragnatela da questa parte, di qua il nome con anche Charlotte Olympia, e sono tutte e due matte anche questi. Uno il colore è Lady Red, si vedrà mai, un bellissimo rosso. Vero spettacolare questo. E quest'altro che è Starlight Scarlet, sempre matte. Anche questo è un bellissimo rosso. Eccolo qua. Poi, per ultimo, vi faccio vedere questo che 2 Natali fa, mi sembra, era uscita questa linea qua. E della MAC, questo è un cassettino e all'interno ci sono 4 mini lipstick. Sono un amore veramente, il primo che si è alzato. Questo è un satin e è MAC Red il nome. Troppo un amore, troppo piccolino. Quindi satin molto cremoso ma bello pigmentato. Questo che è Rebel, che ce l'ho anche grande, è anche questo un satin. Questo qua. Questo che è Diva, infatti questo è un matte, sono belli, e questo mi sembra che è New York, se non sbaglio, vediamo un po', no, Lady Danger, e pure questo è un matte, quindi in questo set c'erano due matte e due satin, eccolo qua. Quindi questi erano i miei rossetti MAC, come vi dicevo non sono tantissimi, ma... Ah no, scusate, non vi ho fatto vedere gli ultimi due sono questi di questa linea qua, che sono gli ultimi che ho comprato. E questi sono Lip Density. E hanno un effetto strano, hanno un effetto lucido sulle labbra, perché vedete, questo è il colore che indosso. Sono davvero molto particolari, sono confortevoli sulle labbra, ma sono davvero belli pigmentati anche questi. Questo è il colore Dirty Food, Dirty Food, Dirty Food, Dirty Food, ma che cacchiaro, la mamma mia, che nomi. Me lo metto qua e poi è quello che ho sulle labbra. Questi hanno un finish luminoso, non è proprio matte il finish di questi lipstick.
quindi sono molto confortevoli, ovviamente non durano come un matto, però neanche durano pochissimo. E questo qua è il Ginger Rose, questi costano un po' di più rispetto agli altri, come anche le edizioni particolari, quelle hanno un prezzo un po' più elevato. E quindi ecco quest'altro. Quindi questi erano la mia collezione dei rossetti MAC, e non sono tantissimi, ma comunque sono fiera. Adesso voglio ricominciare a comprarli un po', perché poi io avevo smesso da quando avevo aperto la NYX vicino casa, ma adesso voglio prenderne altri perché ho visto che sono uscite tante colorazioni nuove, e quindi qualcun altro sicuramente lo prendo. Poi magari, se vi piace questo genere di video, una volta all'anno vi aggiorno sulla mia collezione. Comunque, questa era la mia bellissima collezione dei rossetti MAC. Io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando passate anche dalle mie amiche, andate a vedere le loro collezioni, i loro rossetti, magari se volete acquistarne qualcuno, ma visto il prezzo elevato comunque volete un consiglio, vedere il colore, questo è un video molto indicato appunto per non buttare 19 euro, perché questi costano 19 euro, e gli altri invece un po' di più, questi 24 mi sembra, se non sbaglio. Per non buttare i soldi, almeno vi fate un'idea e potete scegliere quello più adatto a voi. Quindi passate anche dalle mie amiche, iscrivetevi anche da loro, io vi mando un bacione grande, grazie ragazze per questa collaborazione, lo sapete, è sempre un piacere collaborare con voi, vi voglio un mondo di bene, grazie a tutte voi, grazie di cuore, vi voglio bene anche a voi, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi cliccando al tastino che trovate sotto e attivate la campanella così da non perdere le prossime uscite. Io vi ringrazio, vi mando un bacione grande e come al solito, se vi va, ci vediamo la prossima volta, ciao!